Salve veri temerari, io sono Caverna di Platone in piena rivalutazione ed è uscita una nuova immagine sull'ultimo numero di V-Jump che ci mostra la nuova forma di Goku, nuova tra virgolette perché noi ricordiamo bene questa pre-trasformazione che ci hanno affermato essere una pre-trasformazione, l'abbiamo vista di spalle. Finora abbiamo visto soltanto Goku con i capelli alzati, questi riflessi, questa grande aura che sembra sprigionarsi fuori dal corpo di Goku che divampa come fiamme, fiamme di energia, fiamme di vita che avvolgono il corpo del Saiyan, però non avevamo ancora visto il fronte. E ora sull'ultimo numero di V-Jump è apparsa questa immagine, è apparsa questa visione di Goku, che è nient'altro che la parte frontale di quello che avevamo già visto, perché i capelli sono più o meno nella stessa posa, nella stessa forma, vengono alzati via da quest'aura, che qui vediamo blu, sembra un po' lo yogurt, come lo disegna Toyotaro, dell'aura del Super Saiyan blu nel manga, ma soprattutto noi vediamo un particolare su cui ci andremo a soffermare a breve. Fisicamente non ci sono grandi cambiamenti nella forma di Goku, infatti lo potevamo appurare già dalla semplice visione che avevamo di spalle del personaggio, che è molto semplice. Ecco qui la copertina di V-Jump che ci mostra personaggi chiave dell'universo 7 insieme a quelli degli altri universi rappresentativi, l'11 e il 6. Nel torneo del potere. Ecco, qui vediamo il volto di Goku, lo vediamo bene, e c'è questo particolare su cui veramente voglio soffermarmi, il fatto che lui abbia gli occhi che sembrano ferini, sono minacciosi, sono degli occhi molto intensi e ricordano quelli di una bestia, ricordano quelli di un animale e non quelli classici di Goku. È molto interessante questa cosa, il fatto che lui sia credo regredito a un altro stadio del Saiyan, ecco. La regressione è uno dei punti fondamentali su cui Dragon Ball Super, o meglio, la seconda parte di Dragon Ball Super fonda tutta la sua esistenza. Il fatto di far tornare Goku alle origini, a un personaggio che non solo è figlio di un'idea più di Akira Toriyama che dello staff di Akira Toriyama. Al di là di questo, è proprio far tornare il personaggio al suo lato selvaggio. E credo che sia questo l'intento della Toei, della Shueisha e di Akira Toriyama, questa congiunzione di idee per riuscire ad arrivare a questo stadio, che non sarà sicuramente definitivo, immagino. Cosa mi intriga di più, sinceramente, è il fatto che, secondo me, questa è una mia libera interpretazione, una mia idea, non so se sarà così effettivamente poi nell'anime, ma io credo che questa forma non abbia nulla a che fare con i Super Saiyan God. Ok? I God sono una roba e questa è un'altra. Io credo che questa forma abbia più a che fare con il lato puramente Saiyan di Goku, nemmeno Super Saiyan, soltanto l'essenza di ciò che lui è sul serio. Credo sia così, credo sia una cosa, una forma intermedia, chiaramente, che però ha a che fare con altre caratteristiche del personaggio. Comunque, e qui vi faccio vedere la pagina intera dove è stato pubblicato questo design di Goku. Comunque, nel numero di V-Jump chiaramente c'è anche il capitolo di Dragon Ball Super e vi mostro giusto qualche pagina che ancora non è stata tradotta, sono uscite davvero da poco, sono delle pagine che più che altro sono ormai dimostrative, vediamo Vegeta che combatte con Whis e in forma Super Saiyan Blue riesce a dare un cazzotto a Beerus che poi lo scaraventa al terreno. Interessante, interessante, questa cosa è da studiare, da vedere. Insomma, fatemi sapere voi cosa pensate di questa nuova forma di Goku, se vi interessa, se vi piace vederlo così selvaggio, con gli occhi che sembrano quelli di un animale. Fatemelo sapere lasciandomi un commentino qua sotto. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao e liberi di leggere. Ciao!